Roberto, una buona sgambata, tante occasioni, alla fine però ci è voluta la tua zampata per sbloccare il risultato. Sì, oggi penso dai che abbiamo fatto un buon allenamento, perché comunque sia questi tre giorni che prima di questa partita abbiamo lavorato parecchio, nonostante che domenica abbiamo la partita in Coppa, abbiamo fatto un grosso lavoro questi tre giorni, quindi stasera penso che oltre a parte il risultato era importante dare continuità al lavoro che stiamo facendo in questi giorni, insomma. In questo modo solo ci possiamo conoscere, possiamo diventare una squadra giocando e facendo più minuti possibile. Oggi penso che abbiamo fatto bene, nonostante che il primo tempo sia finito a 0-0, però abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo fatto bene. Poi sì, sono contento, ho fatto il mio primo gol stagionale, può darsi che porta bene. E tutto sommato dai, alla fine è andata bene. Buone indicazioni per domenica, tu non sarai in campo, però insomma Rimini cercherà di fare qualcosa di meglio rispetto a quanto fatto perlomeno a livello di risultato con il Sant'Arcangelo. Sì, io penso che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Io credo che domenica scorsa a Sant'Arcangelo, ma a parte tutto, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto tante occasioni nonostante abbiamo giocato per un'ora, per 90 minuti quasi, praticamente in 10. Quindi credo che dobbiamo continuare su quella strada. Speriamo che domenica il risultato sia diverso, speriamo che facciamo un'altra buona partita in modo da avvicinarsi al campionato nel miglior modo possibile, insomma. Il gol più bello della serata è sicuramente quello di Raffaele De Martino, un vero e proprio siluro dal limite. Sì, no, è partita bene, abbiamo fatto un bello scambio con Gianluca Esposito e quindi niente, poi mi sono concentrato su un tiro e niente, la palla è andata dentro, sono contento, però dai, valgono a niente questo, speriamo di poterne fare qualcuno in campionato e magari contribuire anche a qualche vittoria. Buone indicazioni comunque per il Rimini quest'oggi. Sì, no, io l'ho detto già quando ci siamo visti altre volte, questa è una squadra giovane che sta lavorando per un concetto di gioco importante, quindi ci vuole del tempo e mi sembra che le cose pian piano stanno andando e dobbiamo solo continuare a lavorare così e migliorare, come ho detto altre volte, sulla compattezza, sull'unione e poi niente, quindi poi lì in avanti la squadra c'è e nel gioco c'è, quindi le cose verranno bene, insomma. Domenica per i tuoi compagni ci sarà la Coppa. Rimini ce la può ancora fare? Sì, no, e Rimini come ha dimostrato anche con Sant'Arcangelo, perché ha visto la partita rimanendo in 10 per un episodio, comunque ha fatto la partita, ha avuto la possibilità di poter pareggiare, quindi è una squadra che sta bene e poi dopo noi ce la giochiamo e queste partite servono anche insomma per poi arrivare alla cosa più importante secondo me, che è il campionato.